tutti ragazzi! Ciao a tutti gelatini! E benvenuti in questo nuovissimo video! Allora, come promesso, abbiamo comprato il gioco dei cristalli e al nostro negozio di giocattoli preferito ci hanno assicurato che funziona benissimo. Quindi facciamo vedere, ci abbiamo crea il tuo cristallo. Questo crea è uno. Il luminoso. E poi ci abbiamo quest'altro, questi sono colorati. Abbiamo quest'altro invece che dovrebbe brillare al buio. Fantastico! Vieni, siediti. Voglio iniziare da quello che brilla al buio? Allora, apriamo. No, apri. Apri tutto, c'è solo. Attento, no, ecco. Così rompi le istruzioni. Fai tu dietro, ma fammi salvare le istruzioni, per favore, grazie. Allora, intanto mamma legge. È richiesta la supervisione di un adulto? Eccola qua. Allora, saranno necessari 200 ml di acqua calda. Usa acqua bollente, quindi a 100 gradi. Ok. Vabbè, qui dice come misurare bene 200 ml d'acqua. Mattia, piano, lo stai distruggendo, mamma. Vabbè. Allora... Ehi. Aperto. Mamma, ho trovato questo cucchiaino. Vabbè, lascia raffreddare la soluzione nel contenitore fino a quando è caldo. Inserisci, Mattia, un supporto trasparente per il cristallo. Metti la base del cristallo sul supporto del cristallo. Vabbè, lo facciamo insieme, ragazzi, perché sembra un po' complicato. Va bene? Guarda che quanto sono lunghe le istruzioni, Mattia. Uniamole. Uniamole. No, queste sono in inglese, Mattia, a noi ci servono in italiano. Allora, iniziamo. Apriamo. Innanzitutto apriamo. Questo lo apre mamma, aspetta. Hop. Qua. Che ci abbiamo? Ci abbiamo questa cosa tonda trasparente. Fermo, Mattia, aspetta. Queste polverina qua che è... non aprire, monoammonio fosfato. Ci abbiamo una pallina, non so, il cucchiaino che ha trovato Mattia, questa qui che penso sia quella che serve per dargli poi il glowing in the dark, yes, e questo, e questo contenitore. Allora, innanzitutto dobbiamo fare bollire 200 ml d'acqua, andiamo? Dai. Eccoci ragazzi, acqua bollente, versiamo nel contenitore che ci dà il kit. No, oh, attento Matti, attento. No, non si tocca perché è bollente. Poi, sempre un adulto taglia con le forbici che non si aprono, ecco. E mettiamo dentro questo, si erano incollate le forbici, sì, una cosa strana. Dobbiamo mettere dentro questa bustina qui, dentro la nostra tutta. Dentro la nostra acqua bollente, guarda quanta è, e girare. No, giri tu però, Matti, piano così, perché l'acqua è bollente, ti fai male, molta attenzione, piano piano, dai, bravo, poi devi andare verso giù perché si deve sciogliere tutta la polverina che c'è qua, piano piano. Una volta sciolta tutta la polverina dobbiamo aspettare che l'acqua arrivi più o meno a 40 gradi e continuare col processo. Deve essere un po' più fredda, amore. Quindi ci vediamo quando l'acqua è arrivata più o meno a 40 gradi, va bene? A dopo! Allora, gelatini, intanto che aspettiamo che la temperatura dell'acqua arrivi a 40 gradi, che ce ne vorrà perché la temperatura esterna è tipo di 200 gradi, facciamo anche questi altri, i cristalli colorati. Matti sta aprendo. Amore. Allora, qua dentro c'è la nostra solita polverina, il nostro contenitore, i cristalli di colore, che dobbiamo scegliere che colore vogliamo. Ma sono tutti uguali. No, amore, questi sono per il colore. Guarda, qua c'è scritto, sulla busta c'è scritto. Di che colore lo vuoi fare, mamma? Lo vuoi fare blu acqua, blu chiaro, viola, rosso? Allora, arancione. Questo non è arancione, è rosa chiaro, mamma. Puoi scegliere un solo colore, mamma. Sono azzurro. Tu vuoi far rosso? Azzurro. Non vuoi far rosso? Azzurro.
Blu chiaro? Blu acqua questo qua? No, questo qua è quasi quello rosso. Sì. Allora, rosso intenso. No, no, questo. Ma questo è troppo chiaro, Matti. Questo rosso, facciamo uno rosso rosso. Ok. Va bene, quindi ci serviranno questi qua, perché guarda, ci fanno vedere. Qua facciamo vedere anche i gelatini. Allora, purtroppo c'è questa luce che forse se la spengo vedete meglio. Allora, 4 cucchiaini di blu per fare il blu intenso, un cucchiaino per fare il blu chiaro, rosso e blu mischiato per fare il viola, tutto rosso per fare il rosso, rosso chiaro e niente per fare i trasparenti. Allora, adesso mamma però, dove ho messo il colore questo qua? Come al solito, adesso dobbiamo aspettare che papà ci porti l'acqua bollente. La mettiamo qua, fermati, e acqua mescoliamo, bollente. La sta facendo papà l'acqua bollente, e mescoliamo. Ok? Una volta, questi sono un po' più semplici da fare rispetto agli altri. Una volta mescolato bisogna aspettare che arrivi a 40 gradi. Ok? Fatto ciò, che dice? Ah, bisogna mettere i semi di colore, quelli che vogliamo. E qua c'è tutta la tabella dei colori. E niente, poi a un certo punto, dopo tra 7-10 giorni, dovrebbero crescere i cristalli colorati. Matti, guarda che ce la porta qua, papà. Ce la porta qua l'acqua bollente, mamma. Vieni qua. Mentre quest'altro è un po' più complicato, perché ora vi faremo vedere, bisogna mettere la base del cristallo. E fermo, che ancora è caldo. E tutta una serie di cose. Tra l'altro, tra 6 ore bisognerà mettere la lucina fosfore, la polverina fosforescente. Che significa che mamma si dovrà svegliare alle 3-4 di notte per farlo. Meraviglioso. Arriva l'acqua bollente. Fermo, amore. Ragazzi, mi raccomando, questa è un'operazione che possono fare soltanto gli adulti e non i bambini, eh? Sì, ti spiego, poi lo faccio. Ok? Mettere. Papà, dacci l'acqua bollente. Attenzione perché è molto bollente. No, ti... no, mamma. Sta bollendo a 130 gradi. È più bollente del bollente. Beh, aspetta che te la metto qua io, aspetta, eh. Vai. Mamma, non toccare perché è caldo. Butta tutto. Tutto, tutto, tutto. Bravissimo. Mescola. Mescola, piano piano, che non deve andare l'acqua in giro perché sennò ti bruci, eh. Beh, così un po' troppo piano. Nel frattempo io col termometro misuro la temperatura dell'altra acqua. Freddo. Aspetta. No, ancora sta troppo questo del termometro. Oh, quindi non va bene, ancora è troppo. Piano, Matti, piano. Mescola piano, mamma, mescola piano. Vabbè, ragazzi, ci rivediamo quando quest'altra ha raggiunto i 40 gradi, dai. Eccoci, gelatini. Mattia vi sta mangiando, sta mangiando il gelatino, Mattia. Allora, la prima acqua è arrivata a temperatura. Adesso dobbiamo mettere questo cosetto qui, che è come lo chiamano loro, due. Il supporto trasparente per il cristallo sul fondo del contenitore, lo faccio io. Guarda, guarda, così, whoop, sul fondo del contenitore. Vorrei evitare di toccare la roba. Quindi lo facciamo col cucchiaino, lo facciamo andando giù, se fa giù, lo dico, lo metti sul fondo del contenitore, ecco qua, più o meno, poi quando ci appoggeremo sopra quell'altro scende. Poi dobbiamo mettere questo qui, che è la base del cristallo, sopra questo supporto trasparente, ok? Questo è. Ora lo mettiamo bene, aspetta, questa è la base del cristallo, facciamola vedere da vicino. Fammela toccare. Eccola qua. Ti faccio toccare? No, fai così, è tipo gessetto. Sembra un gessetto, Matti. Non la rompere. Aiutandoci con il cucchiaino. Allora, boing. Ecco, ovviamente è caduta al contrario. Non avevo dubbi che cadesse al contrario. La appoggiamo qua. Ecco fatto. Adesso lo lasciamo così. Facciamo vedere se riesco a non smuovere tutto. Ecco qua, abbiamo messo la nostra base. Ok. E dobbiamo aspettare 6 ore. Aspettiamo 6 ore. Guarda Mattia, fa le bollicine questa base, hai visto? Sì, facciamo vedere che fa le bollicine. Vediamo se riusciamo a far vedere con la telecamera che fa le bollicine. Vediamo se si vede.
Sì, si Mamma, vede. perché si deve sciogliere? Non lo so, amore, che succede. Tra 6 ore dobbiamo mettere la polverina luminescente. Quindi adesso mettiamo la sveglia e tra 6 ore mettiamo la polverina luminescente. E noi poi ci vediamo tra un po' quando l'altra acqua arriva a 40 gradi, quindi ci vuole ancora un pochino. A dopo. Eccoci qua, No, ma la seconda. quello. No, amore, questo abbiamo già fatto. Dobbiamo mettere i colori su quest'altro che ha raggiunto i 40 gradi. Aspettami. Aspetta, allora, amore, 4 cucchiaini. Senza mescolare, li devi solo buttare, non li devi mescolare, non dicono di mescolare, solo buttarli. Vabbè, ti tengo io la bustina. 4 cucchiaini senza mescolarli. Uno. Senza, no, non lo devi mettere il cucchiaino nell'acqua. Sto venendo viola. Sì, non ti preoccupare, 4 cucchiaini, dai. Uno, non lo mettere nell'acqua, dai. No, questo è troppo poco, aspetta. Aiuta la mamma. Aiuta la mamma. Ecco. Due. Due, vai. Senza metterlo nell'acqua, da qua. Bravo, due. Ancora. Aspetta, te lo metto così. Tre, vai. E un ultimo. Opla, aspetta, 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 che è troppo poco questo. Ti posso aiutare? Sì, invece. Piano piano che facciamo un macello, 4. Ok. E per stasera abbiamo fatto. Nel frattempo Mattia si è cambiato perché abbiamo avuto un piccolo problema col gelatino. E praticamente Mattia è diventato tutto nero di cioccolato. È riuscito a sporcarsi anche la schiena col cioccolato. Non so come abbia fatto, vero? Adesso di ciao a tutti e ci rivediamo più o meno tra una settimana. Questi ci mettono a crescere, eh? Però stasera alle 3 mamma deve fare, stanotte alle 3:30 mamma deve fare una cosa. Anche io mi sveglio. Certo, ora ti sveglio alle 3:30 a te, sicuramente. No, alle No. 3:30 lo fa mamma. Alle 3:30 lo fa mamma. No. Dai, saluta i gelatini. No, gelatini, noi non vi salutiamo per presa di posizione, ecco. E basta. Buonanotte, ci vediamo tra. Io alle 3:30, voi. Noi ci vediamo alle 3:30. E niente, a più tardi, va bene? Saluta adesso, per favore. Ciao. Ciao, sono arrabbiatissimo io. Ciao, gelatini, sono le 3:30 di notte. Mi ero messo, devo mettere il cucchiaino di soluzione luminescente. Mettiamo qua. Dicono che si dovrebbe depositare sul fondo. Vediamo poi che succede. Allora, ma ti sei pronto? Sì. Sono passati qualche giorno, una settimanella mi sa. Allora, qua ci abbiamo, facciamo vedere intanto i gelatini. Qui abbiamo questo fosforescente che è cresciuto tantissimo. E quest'altro che sarà una sorpresa perché non si vede. Intanto dobbiamo togliere l'acqua da questo fosforescente, mamma, eh? Perché se no. Aspetta, quello lo fa mamma, Phil. Matti. Questo togliamogli l'acqua. Io Piano piano. No, amore, perché è una cosa delicata. Tolto tutta l'acqua. In realtà è venuto un mega cristallone. Dobbiamo vedere se funziona al buio. Adesso togliamo tutto il laterale. E poi vediamo se al buio funziona. Che dici? E poi facciamo quell'altro. Allora, togliamo tutto il laterale e ci vediamo tra poco. Allora, ecco il nostro super cristallo senza l'acqua. Devo dire che questo set è meraviglioso, è cresciuto tantissimo il cristallo. Sopra, vabbè, colpa mia che ho aspettato un po' troppo tempo per toglierlo dall'acqua, ma guardate che bello che è. Vediamo al buio! Siamo al buio e. Ora te lo faccio vedere. Questo è il cristallo! No, non ci credo! Bellissimo, guarda Matti! Guarda, guarda il cristallo, Non vedo. vedi che è tutto illuminato? È fosforescente tantissimo, è bellissimo! Wow! Adesso noi questo lo chiudiamo e questo cristallo resterà così per sempre. Fantastico! E poi glielo facciamo vedere a papà come si illumina lui. Adesso lasciamo qui, passiamo al rosso. Questo sarà una sorpresa perché sinceramente. Non si vede assolutamente nulla. Vado, butto l'acqua. Ci sarà o non ci sarà il cristallo qui?
Qua c'è poca roba però. Beh, però c'è. C'è, devo dire c'è. Belli anche. Bello questo. Bello, molto particolare. Si è sviluppato più sul bicchiere, che è una cosa normale. Vediamo. Amore, ora aspetta. Bellissimo. Adesso puliamo il bicchiere. Mm? Ok, ecco qua i nostri due super cristalli. Bellissimi, Matti, vero? Finalmente ci siamo riusciti. Ti sono piaciuti? Ora li facciamo vedere di nuovo da vicino. Apriamo, togli il tappo. Togli il tappo. Piano piano, eh. Piano piano, piano piano, senza smontare tutto. Allora, questo è questo qui da vicino. Qua ci sono le punte bellissime. Fantastico. Bello, bellissimo. Ma devi vedere qua come si illumina al buio. Quest'altro. Ma ti togli. No, con i denti! Papà, ci aiuti che io ho una mano sola. Grazie, papà. E quest'altro è quello rosso. Belli. Adesso mettiamo il nostro tappo, ce li teniamo, li mettiamo insieme a tutti i nostri altri esperimenti? Mm? Sì? Boh, ecco. Che finezza, amore. Allora ti devi salutare tu. Dice! La tigre. Ah, avevamo due cristalli. Avevamo dei cristalli. Sì. Allora, salutiamo i Ige. La tigre. E? Iscrivetevi alla mia canale. Ci vediamo la prossima volta. Però io lo potessi dire anche un po' più gentilmente. Grazie ragazzi per aver guardato questo video. E per favore iscrivetevi al mio canale. Giusto? Ciao. Ciao.